Quando penso ai bambini che lavorano nello sfruttamento della coca per produrre cocaina, mi viene in mente le formiche. Sono invisibili, nessuno se ne accorge, ecco, di questi migliaia di formiche che lavorano, e così sono anche i bambini della coca. Il mondo dello sfruttamento della cocaina e dei narcos. Dietro c'è un mondo invisibile di persone che vivono e muoiono e nessuno si rende conto. La guerrilla seguramente que sí. También, entonces no está buena la cosa. Baje la cámara, no tenga nada. Okay. Daño real de la coca. No es solo el mercado criminal, la violencia que traen, la pérdida de valores al interior de la sociedad, sino también el daño ambiental terrible y extendido que estamos generando alrededor de los cultivos de coca. Nosotros sin el territorio no somos nada, porque el territorio es parte de nuestra vida, mejor dicho, el territorio es la mitad de nuestra vida, Barí. El interés de nosotros es conservar este territorio que tanto lo queremos como una madre. Aquí está, en una maleta hay 100.000 euros, en una maleta. En la otra hay 9.900.000. Lo han traído de la Calabria, los 10 millones de euros. Y sin material no hay soldi, porque el dinero está aquí. Abbiamo sequestrato nell'oceano 8.000 kg di cocaina, quindi uno dei più grossi sequestri mai fatti, quantomeno da autorità giudiziarie europee. L'operazione Stammer è sostanzialmente una di quelle indagini che possiamo definire pietre angolari nel contrasto al narcotraffico internazionale. Cioè si tratta di un'organizzazione che ha base operativa su tutta la provincia di Vibo Valentia, dove più famiglie si consorzano tra di loro per fare arrivare grossi carichi di cocaina dal Sud America, in particolare dalla Colombia. Ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tombola. È stato molto difficile riuscire a penetrare e entrare all'interno dell'organizzazione. Abbiamo avuto la fortuna e anche la bravura di inserire un ambientale a casa dell'amante di uno degli organizzatori. Quando lui andava dall'amante aveva voglia di sfogarsi, di raccontare quello che aveva fatto, e noi ci ha dato la possibilità di ricostruire, quantomeno di avere le conferme di quello che avevamo già saputo dalle nostre attentaggi. Non è arrivato nessun materiale. Queste famiglie che si consorzano tra di loro è la forza dell''ndrangheta, è la credibilità dell''ndrangheta, quelli di mandare broker in Sud America e programmare una serie di arrivi di cocaina. La cocaina che abbiamo trovato è rimballata all'interno di scatole di banana. Riusciamo ad arrestare
decine di trafficanti internazionali di cocaina, a sequestrargli 8.000 kg di cocaina. Nel crimine sono degli imprenditori, hanno delle risorse da investire. Queste risorse, mentre non veniva riorganizzato un altro traffico dalla Colombia di cocaina, si sono buttati sulla marijuana dall'Albania. Nel canale di Otranto c'è una sorta di dogana dove chiunque vuole attraversare a portare armi dalla Bosnia, armi dal Montenegro, marijuana dall'Albania, deve sempre pagare una sorta di mazzetta alla mafia pugliese. Questa organizzazione dell''ndrangheta era talmente forte e autorevole che, avendo rapporti diretti con elite di mafia albanese, riesce a far arrivare tonnellate e tonnellate di marijuana in Italia, scavalcando le organizzazioni pugliesi. Ser posible en nuestra tierra trabajar para los blancos. La única opción más no tenemos, estamos acorralados, como dice quien. Es nuestra tierra, sí, pero está lleno de coca y eso para mí no es posible. En los campos de coca trabajan muchos, mis hermanos, primos, tíos, muchos. Trabajan por la coca para ganar su económico. No están estudiando nada, sino que trabajando como esclavos para los blancos. Y eso no es justo para mí. Eso está mal hecho. Más bien, ellos deberían ir siguiendo, coger otra carrera, no sé, seguir estudiando. Es la única opción. Ci vogliono ore di canoa per arrivare ai confini del mondo, nella giungla tra Colombia e Venezuela. Lino ci porta nella sua comunità, i Motilón Barí, indios nativi. Erano qui prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo e continuano a resistere, nonostante nel corso dei secoli le abbiano sterminati prima gli spagnoli, poi i mercenari assoldati dalle multinazionali del petrolio e ora i gruppi armati dei narcotrafficanti. Nosotros cuidamos la naturaleza porque es el único que nos da el oxígeno para poder respirar, porque sin ella nosotros no podemos vivir nada. Quindici famiglie, 60 persone. La comunità di Lino è solo una piccola parte dei poco più di 3.500 Motilón Barí sopravvissuti fino ad oggi. Vivono in questo angolo di terra dove sono stati costretti a scappare per sfuggire ai massacri, senza elettricità, senza tecnologia, in simbiosi con la natura, che sono tra i pochi a difendere ancora. Como Barí, nosotros tenemos algo muy claro, que nosotros sin el territorio no somos nada, porque el territorio es parte de nuestra vida, mejor dicho, el territorio es la mitad de nuestra vida Barí. El interés de nosotros es conservar este territorio que tanto lo queremos como una madre. La madre terra dei Barí è sfruttata dalle compagnie minerarie e dalle compagnie petrolifere. Il risultato più evidente è una deforestazione che viaggia a velocità impressionanti. Si calcola che ogni 6 secondi in Sud America scompaia una porzione di foresta grande come un campo di calcio. E
buona parte di questa devastazione serve a fare spazio ai cespugli verde brillante della coca, che non esisteva fino a 30 anni fa. L'hanno portata i blancos, i coloni, e ora si estende a perdita d'occhio oltre la collina dietro il villaggio della comunità dei Barì. El campesino ha sido obligado y pues ve que la única forma por eso, para poder sostenerse es la cultivación de coca, de cultivo y de uso ilícito, para poder comer y para poder darle educación y salud a los hijos. ¿Qué te protege los dedos con esa cinta? Pa coca. Pa. Para raspar. I bambini sono schiavi, sì, i bambini cominciano a lavorare anche a 5 anni, quando già cominciano, già sono capaci di raccogliere un po' di foglie di coca. Io ho detto sempre schiavi di una filiera, schiavi di chi la traffica qua in zona, schiavi del grande trafficante, schiavi di chi la compra, la spaccia e di chi la consuma in Italia. Bisogna pensare che una dose di coca in Italia può equivale a 2-3 settimane di lavoro di un bambino. Un día hay 12, a veces 12 y a veces 15. 15 kilos. Y hay como, ahí de la tarde sacamos como 4, 10, 6, 8 nomás. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 8. 9. 8. ¿Prefieren estudiar o raspar coca? Estudiar. Estudiar. Uh-huh. Antes de vacaciones, ahora sí raspar. ¿Y tú qué sueñas? ¿Y tú qué harás cuando estés grande? Raspar. ¿Eh? Raspar. Raspar. ¿Y si vas a estudiar? ¿Eh? Yo también, cuando vengo de vacaciones, no más. En 1931, el Congreso de la República de Colombia expidió una ley que se denominó la Ley 80 de 1931, por medio de la cual el Estado colombiano le dio la posibilidad a unas compañías estadounidenses, la Colpet y la Gold, de explotar petróleo en la región del Catatumbo. Voy a leer textualmente. El gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler las hostilidades a los ataques de las tribus de motilones. El gobierno colombiano autorizó a la fuerza pública, es decir, a la fuerza militar y a la policía, a asesinar a todos aquellos indígenas que se opusieran a la explotación petrolera. Es precisamente la ley del exterminio o incluso la ley del genocidio. Pagaba 1,000 pesos o 12,000 pesos por cabeza cuando es entonces, por una cabeza indio motilón. Y es ahí donde empezó la guerra. Muchísimos murieron ahí, muchísimos. Yo peleaba con flecha, yo peleaba. Y como nosotros civiles, armas no teníamos, sino flechas sí teníamos. Eso es nuestra cultura. Y
Y buen día, aquí en esta comunidad tenemos un abuelo que se llama Tanana, que recibió en ese entonces un impacto de escopeta cuando se usaba una escopeta chispul de un solo tiro. Y tiene la cicatriz acá en el cuello, tiene una cicatriz acá. El abuelo todavía está vivo, pasa sus 100 años. Yo zapato. I campi di coca sono ritagliati in mezzo alla foresta. Ogni campo verde brillante corrisponde ad una porzione di foresta che non esiste più, gli alberi tagliati per far posto alla coca. L'elicottero della polizia antidroga colombiana, l'Antinarcoticos, ci porta nel cuore del dipartimento di Nariño, a sud della Colombia, al confine con l'Ecuador. Una zona dove i guerriglieri delle FARC, che non hanno voluto firmare gli accordi di pace col governo, si sono trasformati in narco-guerriglieri. Li chiamano dissidenti e controllano il territorio che i militari colombiani cercano di riconquistare. Un fumogeno rosso ci indica la zona dove possiamo atterrare. Siamo un obiettivo molto visibile. L'elicottero va via in pochi istanti. Casi solo por donde ellos caminen, solo sí. Por donde ellos caminen. Esto es lo primero que hay que llegar a hacer a los campos de coca. Dentro del cultivo, algunas organizaciones criminales, con el propósito de impedir el accionar de la fuerza pública, policía, ejército y armada nacional, en actividades de erradicación manual, ubican artefactos explosivos. Entonces, usted está viendo algo que no es simulado. Estamos acá, acabamos de aterrizar, y esto es lo que diariamente estos hombres vienen a hacer a estas zonas de trabajo. Tienen que asegurar el área, tener un perímetro de control de territorio. Deben ingresar al área con el guía canino, con el perrito que tiene el entrenamiento para detectar explosivos. En 60 días de trabajo llevamos 18 eventos en los que hemos encontrado artefactos explosivos. Cuando ya están listos, vamos con los erradicadores, si quiere. La base principal de un cassette, una compañía de seguridad de la erradicación. Nosotros pues siempre tomamos la seguridad de la base, siempre se hace una especie de círculo o de triángulo, con el fin de abarcar los 360 grados en cuanto al tema de la seguridad. Casi el 60% del personal son muchachos, auxiliares de policía. Esos muchachos son los que nos erradican y nosotros brindamos la seguridad personal profesional, somos los que brindamos la seguridad en el cultivo. Hay gente que utiliza este tipo de elemento que es como una jata, lo utiliza así, entonces recoge el agua y la utiliza para tomar, porque el agua lluvia ya es más factible, lo más importante es el agua. La cantidad de deforestación que se genera para poder desarrollar estos productos o estos cultivos extensivos, pues es impresionante. Donde usted vaya, usted va a ver palos muertos, palos tumbados. En cualquier lote siempre va a encontrar lo mismo.
veces hay un uso indiscriminado de herbicidas de cualquier tipo, ¿cierto? Y de otros químicos para generar o para mejorar la productividad de los lotes de coca. Se procesa la hoja, se pica, pero también se les adiciona una serie de químicos que son vertidos a las fuentes hídricas, a los cuerpos de agua que están en la región. Entonces, el daño real de la coca no es solo el mercado criminal, la violencia que traen, la pérdida de valores al interior de la sociedad, el problema internacional que se está generando con el consumo, el problema de salud pública que alrededor de del consumo de cocaína, sino también el daño ambiental terrible y extendido que estamos generando alrededor de los cultivos de coca. Questo facciamo tutta una serie di rilievi fotografici che sono finalizzati a individuare sia la provenienza e soprattutto se ci sono elementi in comune con altri sequestri fatti e quindi che sono riconducibili ad altri sequestri e quindi alla stessa organizzazione. Apriamo un numero di panetti per verificare appunto quali siano i loghi impressi o sulla confezione o sul panetto. Il laboratorio di produzione normalmente mette la sua marca, il suo marchio, il suo brevetto, diciamo così, che può essere una garanzia sulla purezza, sulla qualità. Hanno utilizzato questo traffico commerciale di banane provenienti dalla Colombia, all'interno del quale l'organizzazione aveva occultato per ogni scatolo una decina di panetti. È pronto, abbiamo caricato 1100 kg, quindi non vi devo dire nulla sulla delicatezza e la sicurezza. Non superate, perché se superate alla fine il convoglio si divide e se il convoglio si divide voi vi insegnate che è più vulnerabile, non diamo spazio a nessuno di inserirci, quindi una guida aggressiva però in sicurezza. Andiamo tranquilli e entriamo nel termovalorizzatore. Stai tranquillo, non sta succedendo niente, stiamo distruggendo 2000 kg, ciao. Abbiamo distrutto all'incirca 10.000 kg di cocaina. Considerate che il valore di un panetto di questo sul mercato per l'organizzazione vale all'incirca 200.000 euro. Finora, se volete farvi un'idea di quello che è stato distrutto, che è stato levato alle organizzazioni criminali come profitto dalla vendita, diciamo, al mercato, quindi finale, dovete fare semplicemente 10.000 kg per 200.000 euro. Thank you.
zona militarizzata lungo questa strada dove ci sono i giacimenti di petrolio, ci sono gli oleodotti che portano poi alle principali arterie dell'oleodotto che va a Cañoli Moncoeñas. E questo territorio è tutto militarizzato perché sono gli accordi del governo colombiano con le compagnie petroliere. Gli accordi sono quelli di fare la custodia di questi territori per poter... Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, bien. Es el nombre, Norte de Santander. Y tenemos una sede en Ocaña. Ellos son periodistas italianos, yo vivo en Italia. Y lo que está el mayor trabajo. Allora ci hanno fermato perché quando hanno visto gli stranieri volevano sapere dove eravamo diretti e hanno chiesto se abbiamo comunicato la nostra presenza sul territorio. Oggi volevano controllarci perché certamente non è comune che passino qua dei giornalisti e soprattutto vadano nel territorio dove noi adesso siamo diretti, che è un territorio di coca, un territorio molto difficile, è il territorio dove i paramilitari sono arrivati anche negli anni 99. E allora tutto questo, c'è un po' di fermento sempre qua in zona, poi è una via molto trafficata anche da questa strada, anzi dal fiume vicino a questa strada, passa un po' tutta la coca che viene prodotta su questo territorio. Il controllo della polizia finisce a questo posto di blocco. Catatumbo è governato dalla guerriglia. Entriamo solo grazie a Don Rito Alvarez, che ha una fondazione che aiuta i bambini a studiare per sottrarli alla schiavitù dei campi di coca. Sul bordo della strada compare un tubo che arriva fino al confine con il Venezuela. Dentro ci scorre il crudo, il petrolio grezzo, ingrediente fondamentale per fare la pasta di coca, la prima fase della trasformazione delle foglie di coca in cocaina. I narcos spesso bucano il tubo per rubare il crudo e provocano fuoriuscite di petrolio che inquinano la terra e le falde acquifere. Questa è la terra dove vivevano gli indios Motilombarì, prima che arrivassero i conquistadores, prima che arrivassero le compagnie petrolifere nordamericane, prima che arrivassero i paramilitari bianchi a piantare la coca e a seminare morte e terrore, costringendoli a scappare. Da lontano una colonna di fumo ci ricorda che siamo in un territorio governato dall'Esercito di Liberazione Nazionale, la guerriglia che dagli anni 70 non ha mai abbandonato le armi e la prospettiva della rivoluzione socialista, anche se il narcotraffico ha preso il sopravvento sull'ideologia. Rientriamo in macchina perché Alfonso, la nostra guida, è preoccupato, non siamo al sicuro. Quella guerriglia sicuramente che prende candela, entonces no está buena la cosa. Entonces toca mejor avanzar. Y en este caso espera aquí, baje la cámara, no tenga problema. Okay. Migliaia e migliaia di aborigeni sono stati mandati via, uccisi, trucidati. Adesso rimangono in queste comunità un po' più di 5.000 aborigeni. Questo è il territorio dove io vengo a parlare con loro e quindi a portarmi alcuni dei ragazzi, perché la mia idea è che alcuni dei loro ragazzi possano formarsi, possano istruirsi e più avanti possano avere voce, possano difendere questi territori.
¿Cuántos tienen coca? Más o menos, ¿cuántos trabajan en la coca? ¿Cuántas familias? Si alzan la mano los que trabajan en la coca. Sí. Lo que nosotros buscamos es que todos podamos vivir bien y en paz. Por eso yo pienso que podemos trabajar si comenzamos a formar los niños de esta región para poder realmente pensar en un futuro diferente. Hoy lo que quisiéramos es, primero que todo, yo quisiera escoger unos dos niños de esta comunidad para que se vaya a estudiar a la fundación. Y estamos haciendo muchos sacrificios. No hay un gobierno, no hay una institución que nos colabore. Yo me voy a pedir limosna los fines de semana en las iglesias y con eso mantengo la fundación, ahora con proyectos nuevos. Yo realmente quisiera llevármelos a todos. Yo me los llevaría a todos. Pero es que no, es que, ¿quién me ayuda a buscar limosna? ¿Quién me ayuda? Yo tengo que saber. Gli adulti insistono perché Don Rito si porti via altri bambini. Per loro questa è la sola opportunità di una vita diversa, l'unica possibilità di studiare. Qui i bambini possono scegliere solo tra due alternative, la schiavitù nei campi di coca oppure entrare nella guerriglia che li arruola già a 9 anni. Una pattuglia di guerriglieri arriva proprio mentre finisce l'incontro e stiamo per uscire. Ci chiedono di spegnere le telecamere. Rubiamo poche immagini senza farci vedere. I guerriglieri sono ragazzini, hanno messo via le armi e sono in campo. Oggi sono venuti qui solo per giocare a pallone. Mira, allá está la casa principal. Y allá está la escuela donde van a ir a estudiar. Mira. Tiene conexión. Bienvenidos. Este es el lugar donde van a vivir, donde se van a quedar a estudiar. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Bienvenido. Bienvenido, Herbert. Bienvenido al Tornado. No, Adamar, tú vas a ir para otro lado. Entonces los niños se quedan acá y Adamar la habitación es abajo. Allá. I bambini che sono arrivati oggi sono della comunità Motilone Sbarì. Sono stati proprio spogliati dalle terre, da tutto quello che avevano. Sono stati uccisi. E sono quelli che nella storia un po' della Colombia hanno subito di più la violenza. Loro adesso con la fondazione sono un po' i primi che cominciano a studiare. Possiamo dire che già parecchi bambini abbiamo salvato in questi anni e parecchi bambini abbiamo cambiato, anzi la loro vita è cambiata proprio in questo luogo e nel centro universitario che è a pochi chilometri da qua. Uno dei ragazzi che è cresciuto con noi voleva studiare geologia. I capi si radunano e dicono no,
perché la geologia studia come distruggere il mondo, come esplotare le miniere, come prendere questo e questa cosa. No, non esiste per loro di fare i soldi sfruttando la terra. Non esiste, perché dicono che perde l'equilibrio. E così ha studiato ingegneria civile. Donde soy nativo, soy 100% muy orgulloso de lo que soy, indígena. Pues me siento muy contento de ser indígena. Primero no sabía nada, pues ahí empecé a raspar la coca. Duré casi como 2 años en eso, raspando antes de ingresar a la fundación. El narcotráfico, contrabando, el conflicto armado, a la guerrilla, reclutan niños pequeños, también algunos de los indígenas que se han ido reclutados con ellos, pero de manera forzosa. Entonces es una obligación, digamos, de lo que las personas que están allá pues hacen de esa cierta forma. Se lo obliga, digamos, a cuidar, a hacer esa cosa. Y hay muchos campesinos, niños también que se van a la guerrilla por eso, porque no hay posibilidad, otra oportunidad para poder, digamos, trabajar, para poder salir adelante. No hay casi escuela, no hay casi, digamos, colegio. No, muy, digamos, muy difícil, digamos, la situación allá en la comunidad como tal. Muchos amigos y muchos amigos que se fueron y ya ahorita no están, están muertos, están ya muerto. Este lugar tiene un significado muy importante para la historia. Todo esto, lo que vemos acá, esta colina, toda aquella parte del frente, todo esto es un cementerio. En el momento que los colonizadores, los españoles, que eran mis ancestros, llegaron, los sacaron, los mataron, y lo único que hoy queda en la historia son las evidencias de los grandes cementerios. Las tumbas. Me interesa mucho saber más de esta tumba, encontrar mi raíz, donde soy y donde vengo. Por eso me interesaría excavar para tener, digamos, una evidencia para mí y para conocerlo y para verlo, digamos, que esté una triste realidad para mí también. Quisiéramos que hubiera justicia para los indígenas, pues en especial, digamos, en Colombia y en el departamento norte de Santander, que eran, digamos, las raíces de los mutilones. Y es muy común aquí que te ofrezcan cruzar drogas para Estados Unidos. No fue un accidente, esto fue homicidio. Chi si occupa di territorio, chi si occupa di coltivare i campi, concretamente lotta alla mafia. ¡Viva y vive! Comenzamos con el operativo.